che parto. E la vita, la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa. Sembra un giorno di festa. Ciao! Buonasera pubblico di Vivere la Vita, questa sera la nostra puntata dedicata allo sport, in modo particolare al rugby, con un pezzo grosso, lo possiamo dire, in tutti i sensi, Mauro Ranalli, buonasera. Buonasera a voi. Allora, andiamo per ordine, sono tanti gli argomenti da toccare, è difficile anche selezionarli, capire da dove cominciare, ma cominciamo dall'esperienza personale di Ranalli. Oggi lo vediamo nella veste di arbitro, nella veste anche di coordinatore, in parte del Smuna Rugby, ma 37 anni fa cominciò a giocare, giusto? Sì, sì, 37 anni fa, con le scuole. All'epoca si facevano, adesso si fanno partite di calcio tra le varie scuole, all'epoca si facevano anche partite di rugby, soprattutto tra ragioneria e scientifico. E, diciamo, lì cominciai a giocare, insomma. Beh, insomma, quindi uno sport praticato da giovanissimo, possiamo dire, che però poi è andato avanti con le varie tappe, con la carriera, insomma, che ormai nota a tutti. Allora, perché proprio il rugby? Quindi perché hai scelto, no, a suo tempo questa disciplina, magari non il calcio, non la pallavolo, senza disprezzare nulla, insomma, perché invece il rugby? No, io giocavo anche al calcio, anche tesserato, ho anche fatto i campionati NAC, giovanili, allievi, con le varie società dell'epoca. Poi niente, così c'era questa squadra della scuola, mi dissero: vuoi venire a provare? Andai a provare questo sport, e la cosa mi piacque, anche perché poi a pallone non è che ero un fenomeno, quindi dissi: vabbè, facciamo. E mi mise a giocare a rugby, insomma, mi piaceva lo sport. L'ambiente, vedi, insomma, tutti quanti amici, era una cosa che mi ha attratto più del calcio, insomma, dico era questo. Allora, ci avete un po' a ricostruire brevemente la storia anche di quello che è stato il rugby nella città di Sulmona, la sua evoluzione che credo, no, hai toccato con mano nel corso degli anni. Sì, diciamo, io ho cominciato abbastanza tardi, diciamo, il Sulmona Rugby è nato nel 67, quest'anno sono 50 anni che esiste il Vero. Sulmona Rugby, fondato da Panfilo Pantaleo, storico presidente. Poi piano piano la società dalla Serie C piano piano si è evoluta fino ad arrivare al boom che abbiamo avuto nel 2013-2014, quando nel Sulmona avevamo tutta la filiera, come si suol dire, dalla prima squadra al mini rugby, compresa una squadra di ragazze. Già là è stato l'apice del Sulmona Rugby nella sua storia. Poi niente, poi è successo quello che è successo, e adesso stiamo ricostruendo, e quest'anno abbiamo fatto un campionato di Serie C regionale, siamo arrivati secondi, una 18. Oggi, in questo momento, stanno giocando i ragazzi della 14 a Paganica. Domenica prossima i bambini del mini rugby andranno a giocare a San Buceto, quindi c'è un movimento, c'è fervore, il rugby sta riprendendo quote, diciamo, a Sulmona. Sì, effettivamente è una realtà che si afferma sul territorio. Allora, per chi è neofita, cioè è ignaro anche di come funziona, ecco, noi spieghiamo anche qual è la compagine del Smuna Rugby, soprattutto quali sono le categorie che la compongono. Ma su il rugby c'è una prima squadra, senior, se si può giocare dai 18 anni in su. Poi c'è un under 18, una 16, 14, 12, fino ad arrivare all'under 6. Diciamo, i bambini under 6 si giocano sempre su campi sempre più grandi, i 6 giocheranno su un campo come un'area di rigore, poi piano 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 si amplia il campo. Il numero di giocatori è quello che ci dà il maggior problema, perché ormai lo sport, come sapete, è difficile che i ragazzi si seguano uno sport visto che hanno tante altre attrattive. E il nostro purtroppo ha un handicap, che si gioca in tanti. Il rugby ormai è lo sport con il più alto numero di giocatori in campo, 15. Quindi 15 in campo e più, diciamo, a livello di senior, 6-7 persone in banchina, quindi il massimo 22 persone. Una 18 ha lo stesso numero, ci sono 15 giocatori, fino ad arrivare alla 14 che si gioca in 13. Quindi il problema
è un problema numerico che non è una cosa di poco conto. Poi consideriamo che il vero problema del rugby non sono i bambini, ma sono le mamme. Sono le mamme. Perché giustamente il rugby si gioca a terra. Noi purtroppo giocavo su un campo di terra e di erba e i bambini si sporcano e le mamme dicono: no, ma mi si sporca, mi si ammala. Fa Poi parte del gioco, come si dice. noi facciamo allenamento alle 6 di sera, anche per i bambini le 6 di sera l'inverno è anche abbastanza pesante, però quelli che vengono vedo che vengono volentieri, si divertono, si bagnano, si fanno una doccia e piano piano anche le mamme stanno superando questo scetticismo e questa preoccupazione, Approccio, eh sì. questo approccio. Poi vedi il contatto, magari torna a casa con una sbucciatura, però è meglio che ti torna con una sbucciatura a casa e contento che non magari con l'occhio nero e arrabbiato. Certo, come potete capire, come possiamo capire, è chiaro che lo sport, come il rugby, come ogni disciplina sportiva, comporta uno stile di vita. Ecco, proprio questo vorrei capire, insomma. Lei ci diceva più o meno dall'80 ha cominciato a giocare, quindi insomma 37-40 anni. Ecco, che ricaduta ha avuto il rugby nella sua vita? Quale beneficio ne ha tratto? Ma beneficio economico zero, forse possiamo dire esattamente il contrario. Ma niente, a livello personale, nel rapporto con le persone, nella formazione del carattere, cioè il rugby ti dà autostima, ti dà coraggio, ti dà fiducia nei propri mezzi, rispetto per gli altri, rispetto per le regole. Quindi ti abitua a uno stile di vita sano praticamente, perché se sei fuori dalle regole non puoi giocare a rugby, se vieni escluso quasi tacitamente dal resto della squadra e dell'ambiente. Quindi bisogna essere sempre corretti, sempre leali, sia con i compagni che soprattutto con gli avversari. Quindi è questo modo di stare insieme, di vivere insieme che ti fa amare questo sport. C'era un amico che diceva che il rugby quando ti prende il virus del rugby non te lo togli più di Certo. dosso. Magari dopo 10 anni rincontri un amico, sembra che ti sei visto l'altro ieri, e sembra che la vita non sia passata per niente, insomma. Quindi questa è la cosa bella di questo sport. Beh, diciamo che c'è un grandissimo risvolto sociale, perché quello che si fa fatica oggi a mantenere è proprio l'ordine e la disciplina, soprattutto con le giovani generazioni, mentre sono valori questi proprio insiti nel DNA del rugby, possiamo dire, e quindi diventa anche una palestra, sia fisica, ma soprattutto una palestra di valori, no? Per i più Sì, giovani, si no, impara col rugby. impari a conoscere la vita, cioè il rugby non è altro che è uno sport, quindi ti abitua all'allenamento, al sacrificio, al rispetto delle regole, al rispetto dell'avversario, al rispetto dell'arbitro, che non è una cosa da Certo. sottovalutare, cioè nel rugby l'arbitro non viene menzionato mai, è difficile che qualcuno litighi con l'arbitro o parli con l'arbitro. Quindi è proprio essendo poi uno sport di contatto, devi rispettare assolutamente le regole che ti sono imposte, per poterti sia divertire che per evitare di farti anche male, sia a te che anche all'avversario. Quindi devi applicare uno stile di vita comunque sano, tra parentesi, se tu il sabato sera fai la mattina e la domenica non è che sei in condizione di poter giocare una partita di rugby, insomma, anche perché non c'hai la lucidità. Quindi un ragazzo che vuole giocare a rugby, gli piace giocare a rugby, conduce anche uno stile di vita al di fuori dello sport, nella vita sociale abbastanza regolare, insomma. Allora, 37 anni sono tantissimi, un bel salto dal semplice giocatore ad arbitro, insomma, a tutti gli incarichi che Mauro Ranalli ha ricoperto proprio nel mondo del rugby. Non so se c'è un ricordo che lei conserva di tutti questi anni, un'occasione, una circostanza, diciamo quelle belle però, eh. Ma adesso in questo Sono momento tanti, sono tantissimi frammenti, penso. sono tanti, però io penso l'ultimo ricordo, quello che mi ha fatto più piacere è quello che è successo un paio di settimane fa, dove noi come società abbiamo preso una decisione verso i ragazzi di non partecipare a una determinata manifestazione, e questo ci ha fatto piacere perché i ragazzi non hanno accettato l'imposizione, e non lo facciamo perché ce lo state chiedendo. Nello specifico l'avevo chiesto io,
ma perché siamo consapevoli che è giusto che sia così. Cioè, questa è una cosa, dopo tanti anni, dopo una serie di discussioni, perché il Superlega avanti negli anni ha discusso per tanti motivi, dei vari presidenti, c'è sempre stata una serie di... Ancora oggi su Mura siamo pochi, ma andiamo sempre litigando. Questa cosa qua mi ha fatto piacere, cioè la consapevolezza, soprattutto vedere i ragazzi di adesso che si stanno legando alla società e stanno, diciamo, progettando anche l'attività futura, dandoci una mano nel settore giovanile per quello che riguarda le varie attività. Tra parentesi, noi il 10 di giugno ci sarà sul Mona il campionato degli arbitri, tutti gli arbitri delle varie sezioni d'Italia. Dalla Sicilia alla Valle d'Aosta verranno a giocare a Sulmona sui campi dell'Incoronata, sia il campo da rugby che anche il campo di, diciamo, l'atletica ci ha dato la disponibilità dell'impianto del campo all'interno della pista, perché le squadre saranno sicuramente tante. Quindi abbiamo parecchi ragazzi che hanno fatto il corso d'arbitro, diciamo, quest'inverno, e quindi ci permetterà di partecipare a questo campionato anche con una squadra di Sulmona. Siamo ritornati ad avere un gruppo arbitri quasi molto numeroso, diciamo, quasi 20 arbitri. Noi siamo partiti anni fa con 20, con 10 arbitri, adesso siamo ritornati ad essere 20 arbitri. Nel passato abbiamo avuto anche arbitri in Serie A, arbitri in eccellenza, giudici di linea, quindi il momento a Sulmona è a vivo, molto, molto positivo questo. Allora, vorrei capire, prima di chiudere, qual è il movimento, cioè il giro che c'è intorno al rugby. Quante persone passano a Sulmona intorno a questa disciplina, tenendo conto di tutte le categorie che lei poc'anzi ha menzionato? Sì, noi quest'anno a Sulmona abbiamo tra la Serie C, la 18, la 14, 12, 10, 8, tutto il momento abbiamo quasi 160-170 tesserati, quindi il numero è un buon numero. Come tesserati, come realmente giocatori che sul campo siamo intorno ai 100-110, insomma, perché poi i bambini vanno e vengono, si sa com'è un po' la situazione. Però comunque sulle 110 presenze fisse sul campo dell'Incoronata tutti i giorni della settimana, devo dire che è un bel risultato. Considerando che sembra che ci sia anche una... Ho sentito delle voci che vogliono fare una società nuova a Pratola, quindi vuol dire che il rugby è vivo e speriamo bene che facciano questa società in modo da aumentare i tesserati appassionati a questo sport. Allora, più che l'appello, per chiudere come noi facciamo sempre, questa volta il consiglio di un veterano, di un maestro del rugby, per chi oggi milita nel rugby, per chi anche si occupa di portare avanti il settore giovanile, ma soprattutto per i giovani. Cioè, quindi come viverlo in maniera sana, corretta e con successo. Niente, il rugby è questo, il rugby è uno sport di contatto, uno sport fatto tra amici. Diciamo sempre che al rugby non esiste il fuoriclasse, in senso lato, cioè non esiste Messi, non esiste Totti, non esiste Ronaldo, cioè non è quel giocatore che ti può fare la differenza e ti fa vincere una partita. Il rugby si gioca in 15, 15 si attacca, 15 si difende, è un gioco di squadra, se non c'hai 14 compagni che ti sostengono non farai mai meta, da solo non andrai mai da nessuna parte. Quindi il rugby è socializzante come sport, ti fa vivere la vita in maniera serena, con un gruppo d'amici, ti diverti. Quello che dico alle mamme, non posso mai dire che i figli torneranno a casa senza lividi, questo non glielo posso escludere, purtroppo è sport di contatto, sicuramente qualche livido, qualche sbucciatura la porteranno a casa, ma di sicuro non subiranno degli infortuni gravissimi come possono pensare, cioè che tanti pensano che in quelle ammucchiate si danno tante botte, invece in quelle ammucchiate non succede niente, è tutto un fuoco di paglia, tutta scena. Però la cosa bella è che poi i ragazzi si rialzano, quando stanno per terra non fanno le scene, non fanno le capriole che si mettono a strillare, urlare, poi arriva il massaggiatore che la bomboletta fa pss, una spruzzata e diventano tutti quanti, come si dice, tutti sa. Tutti miracolati, no, questo non succede. I ragazzi si abituano a soffrire, a prendere colpi e a stare insieme con gli amici, tutti quanti,
per prendersi poi una birra a fine partita. Il famoso terzo Terzo tempo, tempo. che non manca nel rugby, ma sia i lividi, come si suol dire, che il terzo tempo, entrambi poi aiutano a crescere. Allora, grazie per questa sera a Mauro Grazie. Ranalli, componente del Sumuna Rugby, che insomma è stato con noi per il suo contributo. Ci rivedremo per le Grazie a prossime voi. iniziative. Grazie anche Grazie. al nostro pubblico. Appuntamento con la nostra rubrica la prossima settimana su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata e viva la vita. Sempre ammesso che parto.